Ciao a tutti, oggi vi farò vedere l'alternativa Flappy Bird che è stato rimosso da Google Play e dall'App Store di iOS, iPhone, iPad, perché a quel programmatore gli facevano schifo 50.000 euro al giorno di interessi pubblicitari e gli rovinavano la vita di introiti pubblicitari. Gli stavano rovinando la vita e quindi poi, visto anche che è una droga come gioco, ha deciso di toglierlo. Ecco qua, adesso vi faccio vedere questa alternativa che ho installato su Amazon App Shop. Qua sono tornato indietro, ho disattivato internet così non mi arrivavano le notifiche mentre registravo. Qua sono connesso via HDMI. Comunque costa 2 euro e qualcosa, 2 euro. Questo sarebbe Google Play sul BlackBerry 10, 2,18 euro. Bene, siccome la musica di sottofondo è in vendita e costa 4 dollari, ho mandato un tweet al programmatore, ho detto ma posso fare un video su questo gioco, ho detto sì certo, puoi farci anche i soldi sopra. Perfetto, quindi possiamo giocarci e non toglierò la musica di sottofondo. Maremma, accidenti. Ecco, perfetto. Allora, come funziona? Praticamente io sono un pallino sopra questa riga e mi devo spostare premendo da parte sinistra alla parte destra dello schermo. È più facile a vedersi che a farsi. E all'inizio sono morto migliaia di volte, ora sono diventato più bravo. Proveremo a vedere se riesco a finirlo in un tempo decente. Praticamente vedete, ci sono dei checkpoint. Quando si completa il cerchio, blink, adesso si passa al prossimo checkpoint. No! Un po' difficile perché non si vede dove... Porca put... Perché non si vede dove si va, quindi... Cazzo... Sul televisore è più difficile. Allora, la prima volta ci ho giocato, sono morto 100... 130 volte. Poi sono migliorato. Vedete, quando si muore si rivive dal checkpoint, che è questo adesso. Il percorso non è fisso, ma viene generato automaticamente. Ora, a guardare, mentre sto giocando, sto guardando la telecamera che cosa sta indicando. E vedo che c'è un monte di dithering sullo schermo. Sul cellulare non si nota. Cioè, penso perché sia, insomma, il... come si chiama? Il... vaffanculo. Questo va al suo posto per farti incazzare. C'è questa gubbettina apposta per farti morire. Ecco l'ultimo di queste. No! Insomma, penso perché insomma i pixel dello schermo sono più grandi, la risoluzione, insomma. Il punto forte di questo gioco è la musica, abbastanza coinvolgente. Ogni livello, questo è il livello più facile, poi c'è la Endless, Voyage, questo è Voyage, un viaggio. Ora la prossima volta o che muoio o che continuo.
Vedete, sono a metà percorso. Ora sembra facile, in realtà è difficile, cioè ci ho giocato le peggiori. È geniale il gioco. Che pelo, che pelo. No, come ho fatto a morire lì? Mi basta andare dritti. Che pena. È una trottola. Sa molto di Phoenix Wright questa musica. Tipo adesso quando si va. Non mi ricordo qual è il numero, forse il terzo. Quello dove si può andare nei ricordi delle persone. Marella. No, forse è più. Forse dovrei giocare. Marella. Vaffanculo. No, ho sbagliato il giro. E continua. Pa, 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 na, pa. Ultimo, che pelo. Che pelo. Merda.
Questo non me l'aspettavo. Così sono difficili. Questo è sullo schermo grande, non mi riesco a abituare bene a questo. Ora che cazzo ci sarà? Di nuovo questo? Ora ci sarà, ecco. Come cazzo ho fatto a morire lì? Ovvio. Uno. Due. 3, l'ultimo. 4, ottimo. Ok. Ecco, non riuscirò a battere il mio record. 1. Diamo la colpa al televisore che è grande, non sono abituato. 2. Ah no, 25. Questo ce la fa a battere il mio record. Sì, se continuo così no, però. Due. Tre. L'ultimo. Che cazzo ha fatto a morire? Ultimo checkpoint, vale, ora questo è difficile, si fa il giro completo, giù, su, vaffanculo. Allora, si fa il giro completo, oddio che pelo, si fa il giro completo, si fa il giro completo, vaffanculo. Si fa il giro completo. Ora dopo, ci sono morto migliaia di volte all'inizio. Ora ho capito come si fa il giro completo. Perché all'inizio lo facevo un po' a caso, no? Cioè non si riesce a capire bene da che parte girare. Adesso c'ho l'occhio abituato, che pelo, l'ultimo! Bene, ultimo livello. Uno. Due. Tre, l'ultimo. Wow! E ho battuto pure il mio record! Sì! Ho venuto mal di testa. Adesso ci ho messo 14 minuti. Quindi c'è l'Endless, che dove non si può morire. E bisogna durare 100 secondi su questo. Merda! No, con mal di testa è cioè impossibile fare l'Endless. Ecco, la più veloce.
fosse un freno potrei arrivare facilmente al 160. Intanto posso segnare l'altro. Ah no, ora l'ho battuto in mare. No! Vaffanculo. Però vabbè, c'è Voyage esperto e questo sono a metà. Ecco. Sono morto 48 volte. Questa non capisco mai, non mi riesce a farla questa zona perché non riesco a girare abbastanza precisamente. Vedete? Vaffanculo. Ma vaffanculo! Sono morto 40 volte su queste cazzo di cose. Vaffanculo. Oddio, l'ultimo. Panico. Vaffanculo! Va bene, questo era Pivot. E niente. Quanto costa? 2,18 € su Google Play e iPhone e iPad e non su BlackBerry, a meno che sì, installate Google Play e lo scaricate da Google Play. Bene, ciao ciao! Ah ecco, volete vedere quanto consuma questo gioco? È abbastanza pesante.